C'è una scuola in Italia fenomenale. Ed è fenomenale in questo caso anche perché i docenti sono stati fenomenali, anzi il preside è stato fenomenale. Nel 2009 lui si è immaginato un altro tipo di scuola. Pensate che è una scuola dove i docenti scrivono i libri. I libri così costano 15 euro l'anno invece che 350 euro. Con i soldi risparmiati lui ha dato un tablet a ogni ragazzo. Ha collegato la scuola alla banda larga, fanno anche le lezioni via Skype. Voi potete pensare a una scuola unica, straordinaria. No, perché ci sono altre 200 scuole d'Italia che hanno fatto esattamente come lui, si sono collegati a questa rete, sia a Book in Progress. Questa scuola è il Majorana di Brindisi, lui è Salvatore Giuliano e uno di voi lo conosce. Tocca a te? Vai, parlami di Salvatore. Aperto, sì. Io sono Gianluigi Parrotto e ho frequentato il Majorana di Brindisi e la prima cosa che mi sento di dire a tutti questi ragazzi e anche professori, un giorno ho tenuto una lezione in un'università e mi è stato chiesto, presidente, dice, ma lei che cosa vuole dire a tutti questi ragazzi che stanno studiando in questa facoltà di economia? La prima cosa che ho detto è stata, smettetela di studiare su questi libri scritti 40 anni fa. Non ha senso. Senti, dimmi che hai fatto, perché sei qui? Tu in realtà hai aperto un'azienda. Io sì, io ho aperto un'azienda da quando insomma avevo circa 17 anni. Cioè stavi in classe, sì, come l'hai sentito fare in America, ti sei aperto la tua azienda in classe. Questo perché? Perché il preside non ci ha fatto studiare sui libri scritti 40 anni fa, ma ci ha fatto toccare con mano veramente la vita reale di tutti i giorni. E questo è il mio prodotto, questa è una turbina mini eolica verticale. Cioè, tu fai turbine, mini turbine eoliche verticali. Sì, giusto? Per abitazione. Facile, no? Io mi occupo con la mia azienda di tutta la produzione, progettazione e installazione di questi impianti. Sono turbine che producono da 1,5 kW ad 11 kW, quindi riescono... Senti, dimmi come hai cominciato, cioè la prima turbina. Com'è che a un certo punto uno decide domani faccio una turbina? Cioè, abbiamo capito che posso fare software, è facile, lo faccio col mio computer, ma farti una turbina eolica come si comincia? Si comincia innanzitutto dall'idea, la mia azienda è nata per gioco perché a casa stavano installando un impianto fotovoltaico da 5 kW, avevano coperto 40 metri quadri di lastricato solare. E poi in Puglia c'è un sacco di vento. Sì, in Puglia c'è un sacco di vento e lì insomma è nata questa idea di creare. Perché le turbine devono essere mini? Cioè per te questa qua dovrebbe essere una turbina in ogni balcone, la tua idea, in ogni tetto? Sì, in ogni tetto, per forza. Perché insomma noi abbiamo il vento e quindi cerchiamo di sfruttarlo, è un prodotto made in Salento, certo. Sono orgoglioso di dire questo. Senti Gianluigi, quante ne hai vendute? Noi siamo intorno alle 150 turbine vendute in 8 mesi. Grazie. E se Dio vuole chiuderemo il primo fatturato della nostra azienda con 2 milioni e mezzo di euro al 31 dicembre. Vai così, complimenti, bravo, ce la puoi fare.